Nel centro delle Alpi, ad un'altezza di 2472 metri, si erge l'ospizio del Gran San Bernardo, il cui passo fu per decine di secoli il punto di congiunzione fra i paesi mediterranei e quelli del centro e nord Europa. In questi luoghi apocalittici e remoti, per centinaia di anni hanno vissuto la loro leggenda i cani San Bernardo, i cani santi che i bambini di tutto il mondo imparano a conoscere sui libri di scuola. Senza dubbio, il San Bernardo è il più celebre fra tutti i cani ed è diventato un mito nel corso di molti secoli che lo hanno visto costantemente impegnato al servizio e in aiuto degli uomini. Il cane è così grande da raggiungere con la testa e il petto dell'uomo. Struttura, ossatura e muscolatura dell'animale esprimono un'eccezionale potenza, caratteristiche ereditate integralmente dai moderni San Bernardo. Per la loro opera di soccorso in montagna, i monaci dell'ospizio sperimentarono certamente diverse razze, ma dato il tipo di lavoro dispendioso e massacrante che presupponeva straordinarie doti di forza e resistenza, non poterono fare a meno di scegliere i grandi mastini già presenti nelle valli svizzere. Inizialmente, i primi mastini dell'ospizio svolsero funzioni di guardia contro i malviventi e i lupi, ma successivamente furono destinati soprattutto al lavoro di soccorso, che è sempre stata una delle principali attività dei monaci del Gran San Bernardo. Una babysitter con la struttura e l'altezza di un peso massimo. Queste, in sintesi, le qualità morali del San Bernardo, che oltre ad essere un eccezionale cane da guardia, è l'amico per antonomasia dei bambini, dai quali accetta giochi e scherzi con infinita pazienza, ma che protegge e difende con fulminea percezione del pericolo. E non si limiterà a difenderli contro i malintenzionati, ma li educherà ad evitare i pericoli e a non allontanarsi proprio come fossero cuccioli. E chi ha dimestichezza con il San Bernardo sa per esperienza quale irrefrenabile istinto spinga questi cani a soccorrere coloro che gli sono affidati, non solo nella neve, ma anche in acqua, nel fuoco o in qualsiasi altra situazione di pericolo. Estroverso, giocherellone, molto affettuoso nei confronti del padrone e della sua famiglia, rimane cucciolo per tutta la vita. Dotato di erculea potenza, è il più forte fra tutti i cani, non ha rivali se attaccato. Molto equilibrato, intelligente, bonario, alquanto indipendente, come tutti i molossoidi, è energico con gli altri cani, ma non aggressivo. D'altra parte, per la sua mole di supermassimo e per la straordinaria forza fisica, difficilmente viene aggredito. Chiunque osasse farlo sarebbe sopraffatto in pochi istanti. Per il suo acuto senso di vigilanza della casa e della famiglia, è anche un formidabile cane da guardia. Spesso basta la sua sola presenza per scoraggiare il malfattore. I cani di tipo italiano sono attualmente i più grandi. Vengono usati all'estero, particolarmente in Germania, Danimarca ed anche in Svizzera, per migliorare non solo il tipo, ma anche la taglia. Il loro senso d'orientamento con nebbia, neve e tormenta è tale che chi gli si affida ha la matematica certezza di essere ricondotto all'ospizio. Come tutto ciò sia possibile è un mistero. Rimane il fatto che i cani, anche di notte, non si allontanano un metro dalla pista abituale, evitando incredibilmente tutti i crepacci, anche quelli più invisibili. Quando pervengono al luogo di caduta della valanga, spesso dopo ore di marcia, e percepiscono la presenza di persone sepolte anche ad oltre 3 metri di profondità, scavano spesso da soli la galleria fino ad arrivare all'infortunato, che poi estraggono, rianimano e talvolta trasportano al più vicino rifugio. Per poter svolgere funzioni di tal genere, il San Bernardo deve essere dotato di struttura e potenza fisiche superiori a qualsiasi altra razza. Fiuto eccezionale, straordinario senso d'orientamento e capacità di evitare la caduta di valanghe durante il percorso d'avvicinamento, arrestandosi improvvisamente ed abbandonando il sentiero. Scegliere come compagno della propria vita un San Bernardo rappresenta dunque un avvenimento indimenticabile per chi desideri un cane veramente diverso, più grande e in grado di dare qualcosa in più.